Desolate, inesplorate quasi, le lagune della pianura basso-padana dormivano fra i canali, percorse dal vento del mare vicino. Fuggendo le armi vittoriose dei barbari, i profughi delle antiche colonie agricole romane chiesero a queste terre un asilo. Tra queste popolazioni si sviluppò nella bassa ferrarese un cenobio di monaci benedettini. L'isola di Pomposa offrì loro un rifugio, ricinto dal Po di Volano, dal Po di Gauro e da una fascia lagunare sull'Adriatico. Al riparo di mura fortificate vide così la sua origine un monastero che, costituitosi in abbazia indipendente, prosperò e detenne il primato in Italia intorno al 1000. Nulla vale forse ad illustrare il carattere della comunità che fiorì a Pomposa quanto i gioielli architettonici che nel secolo XI furono eretti a gloria dell'abbazia. Maestro Mazzulo fermava allora nel caldo laterizio romagnolo l'aperto invito dell'atrio, animato nel gioco policromo dei marmi lavorati e delle maioliche. Dava di lontano il saluto all'ospite la snella ed armoniosa torre campanaria di Deus Dedit. Di fronte, segno esteriore della potenza feudale dell'abbazia, il Palazzo della Ragione. L'aspetto arioso che le due logge marmoree donano all'edificio in cui l'abate rendeva giustizia bene esprime l'avanzato regime civile della comunità pomposiana. I monaci, infatti, lavorarono i campi e distribuirono in enfiteusi le molte terre avute in donazione. Queste, contese alle paludi e dai boschi, divennero un dovizioso giardino e crearono la ricchezza attorno ai chiostri. Dettero al monastero la più valida delle difese, un legame profondo con le popolazioni circostanti, che valse a sventare tra le tante minacce quella di Eriberto, arcivescovo di Ravenna, il quale si era mosso per distruggere l'abbazia. Il fascino della sua fama attrasse all'isola religiosi, monarchi, artisti. San Pier Damiano, Federico Barbarossa, Dante, Giotto ebbero dimora. Tutte le arti furono propizie a Pomposa. A Giotto furono attribuiti i dipinti dell'aula capitolare e del refettorio. Gli affreschi del refettorio, più probabilmente capolavoro della scuola riminese, sono espressione di una raffinata civiltà pittorica. L'impostazione arcaicizzante rivela viva la tradizione bizantina. Con essa si fondono suggestivamente i più validi motivi della pittura italiana del secolo XIV. Nell'amore per la forma umana, nello splendore dei colori preziosi ammorbiditi dagli effetti chiaroscurali, è una nuova concezione di vita, un presentimento della forza e della dignità dell'uomo. Qui, Guido d'Arezzo, il massimo dei musici del suo tempo, elaborò un geniale sistema di scritturazione della musica che ne rivoluzionò l'insegnamento. Il lustro della sua fama non valse però a salvarlo dalle malignità e dalle insinuazioni di altri monaci. Guido è costretto ad abbandonare la sua abbazia e la storia non può precisare se egli vi sia tornato, come era suo supremo desiderio. Thank you.
chiesa è fermata la storia di 8 secoli di vita artistica. La civiltà ravennate è presente nella struttura generale della basilica interamente decorata. Sul ceppo di questa tradizione si inserirono elementi romanici e gotici in singolare varietà ed armonia. Sulle pareti della navata centrale, i pittori della scuola bolognese illustrarono, in un amplissimo ciclo di affreschi ora consunti dal tempo, le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento e dell'Apocalisse. L'abbazia volgeva già al suo declino quando Vitale delle Madonne affrescava la calotta dell'abside con la sua monumentale composizione. Affidava ai secoli la stella ed il nome romano dell'isola, il litostrato, sontuoso tappeto a marmi e tesselle, variegato da fantasiose e smaglianti figurazioni. La vita religiosa del Cenobio si spense nel favore delle arti. Gli ultimi monaci abbandonavano i luoghi divenuti incolti e insalubri. Oggi, pomposa, al margine della valle, è decaduta dall'antico splendore, dimenticata dagli uomini. La via Romea, abbandonata dai traffici industri, non conduce più al monastero della Bassa di Ferrara cortei di potenti e di papi. La torre alza invano sulla pianura il suo invito ai religiosi, ai dotti, agli artisti. La vita dell'abbazia si è spenta con la ricchezza delle sue campagne. Attorno ai monumenti, testimoni di una comunità che fu fiorente e civilissima, i discendenti degli antichi coloni conducono la loro giornata tra la palude, le dune sabbiose, una terra contesa alle acque, dimenticata anch'essa. Il paesaggio della pianura che si dissolve nella valle è calato il silenzio su Pomposa.